Allora, adesso cominciamo l'ultima video lezione che faccio oggi. Infatti, ho mezz'ora per farla e dedicarmi attentamente. Sto rivedendo ematologia. È passato tanto tempo, la studiai insieme a infettivo, infettivo me la ricordo molto bene, ematologia, così così. Allora, parliamo delle anemie di primo gruppo. Abbiamo già fatto la video lezione sulla classificazione delle anemie. Allora, anemie di primo gruppo. Le anemie di primo gruppo hanno un fattore patogenetico fondamentale, cioè il fatto che ci sia una ridotta o assente presenza degli eritroblasti, quindi eritroblastopenia. L'anemia, pertanto, quello che insomma è un carattere normocromico, normocitico, oppure compensante lievemente macrocitico. I reticolociti sono molto pochi o del tutto assenti, già che mancano gli eritroblasti. Alla biopsia osteomidollare, gli eritroblasti sono molto pochi o mancano del tutto, quindi ipo o aplasia. Le eritroblastopenie sono quella congenita di Diamond Blackfan, oppure quella acquisita. Poi, nel gruppo delle anemie di primo gruppo, dovrebbe anche entrare in gioco l'anemia da insufficienza renale, anche se questa è già molto particolare. Allora, eritroblastopenia congenita o anemia di Diamond-Blackfan, che ha un decorso cronico da sé di quasi sempre si manifesta entro l'anno di vita, è una malattia ereditaria a trasmissione autosomica dominante, quindi si manifesta entro il primo anno di vita, decorso cronico, autosomica dominante. Ora mi sottolineo le parole principali. Poi, numerosi studi in vitro hanno dimostrato, vabbè, che c'è un meccanismo esaltato di apoptosi dei precursori eritroidi. La maggior parte dei pazienti presenta una ridotta o assente presenza in vitro del BUFE e CUFE, probabilmente per un difetto intrinseco di questi ultimi o addirittura delle cellule staminali multipotenti. Le mutazioni responsabili sono identificate nel 40 45% dei casi, mutazioni di geni di proteine ribosomiali come l'RBS19 nel 19% dei casi, 25% dei casi, scusatemi. Per questo, diciamo, questa patogenesi. La clinica, beh, abbiamo un'anemia severa, quindi siamo già sotto gli 8, e nel 30% dei pazienti sono presenti malformazioni congenite, quindi possono essere malformazioni oculari, malformazioni renali, malformazioni cardiache, conadiche, scheletriche o ritardo mentale. L'anemia è normocromica, normocitica o lievemente macrocitica, questo è l'esame di laboratorio, i leucociti sono normali o ridotti, quelli delle piastrine normali o aumentate. La biopsia osteomidollare ho detto che appunto dimostra ipo o aplasia della quota eritroblastica, è raramente un'eritropoiesi iperplastica con arresto maturativo a vario livello, questo già più frequente nelle anemie di secondo tipo. Nel 90% dei pazienti avremo un aumento dell'adenosina deaminasi eritrocitare, enzima importante nel metabolismo delle purine, quindi un metabolismo fondamentale per insomma, il metabolismo del DNA. L'anemia di Diamond-Blackfan deve essere differenziata sia dalla crisi aplastica in corso di anemie emolitiche, quasi sempre causate da infezioni da parvovirus B19, sia dall'eritroblastopenia transitoria dell'infanzia, quest'ultima spesso per infezione virale e non richiede alcun trattamento. Quindi, come vedete, queste sono le diagnosi differenziali. La terapia della Diamond Blackfan risponde, diciamo, ai corticosteroidi parzialmente, totalmente, nel 60-80% dei casi, tuttavia è quasi sempre necessaria una terapia di mantenimento. Nei pazienti non responsivi avremo la ciclosporina, gli androgeni, perché il testosterone stimola l'eritropoiesi, oppure può essere instaurata una terapia trasfusionale cronica con trattamento ferrochelante, perché chiaramente poi gli dai troppo ferro, ecco, quindi. Nei casi più severi, invece, trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche da donatore familiare, volontario o da cordone ombelicale, insomma, tutto pur di bypassare questo problema. Per quanto riguarda i fattori di crescita, l'interleuchina 3 è efficace nel 10-20% dei casi in studi di piccole dimensioni. Questa è la forma dell'eritroblastopenia congenita o anemia di Diamond-Blackfan. L'eritroblastopenia acquisita. Allora,
L'eritroblasto pinea acquisita è caratterizzata da una selettiva riduzione o assenza di eritroblasti di midollo e reticolociti circolanti, si può manifestare con una forma acuta nell'età infantile e forma cronica dell'adulto anziano, può essere primitivo o associata ad altre malattie. L'eritroblastopenia nella letteratura anglosassone è chiamata aplasia puramente eritrocitaria, detta in inglese PRCA, quindi Pure Red Cell Aplasia. La PRCA può essere idiopatica o associata alle seguenti condizioni, quindi può essere associata al timoma, così come al timoma noi possiamo tenere la miastenia gravis, quindi questa me l'ero completamente persa, quindi associata al timoma l'eritroblastopenia acquisita. Poi, malattie neoplastiche ematologiche associate, quindi leucemia linfatica cronica, linfomi, mieloma multiplo, mielofibrosi, metaplasia mieloide splenepatica, carcinomi, infezioni batteriche, virali e protozoarie, maggiormente il B19, anemie emolitiche croniche, altre patologie autoimmuni, quindi anemie emolitiche autoimmuni, LES e artrite reumatoide, assunzioni di farmaci e gravidanza. Queste sono le condizioni che possono essere associate. Tra queste, quella che più è spiccata è il timoma. Ripetiamo, timoma, malattie neoplastiche ematologiche, carcinomi, infezioni batteriche, anemie emolitiche, patologie autoimmuni, farmaci e gravidanza. Okay. Va bene, va bene. La patogenesi, ragazzi, dipende da tutti questi fattori di rischio associati che vi ho citato, che possono andare a contribuire nel deficit, insomma, evolutivo. In sintesi, abbiamo quindi una forma acuta che si manifesta con eritroblastopenia acuta dell'infanzia, con episodi infettivi o assunzione di farmaci. E in questo caso i segni e i sintomi sono di un'anemia moderata grave, ok? Mentre la forma acuta dà precocemente segno di sé, quella cronica si instaura lentamente, ma questo già si sa dalla semeiotica, che l'anemia acuta si manifesta subito, invece quella cronica è più, diciamo, una condizione subdola. A livello di laboratorio abbiamo una forma normocromica, normocitica o lievemente macrocitica di anemia, reticolociti ridotti o assenti, leucociti e piastrine in genere normali, aspirato midollare, biopsia osteomidollare, assenza o riduzione di eritroblasti. La diagnosi quindi può essere per la forma congenita infantile acuta, e beh, quello è il quadro infettivo, quindi da lì anche i marker virali vanno ricercati, il parvovirus. Per la forma cronica invece va messa in diagnosi differenziale con le mielodisplasie che determinano eritropoiesi ipoplastica. E queste di solito sono associate a anomalie morfologiche, come per esempio i sideroblasti a corolla e alterazioni del cariotipo, quindi uno studio genetico, nonché lo studio periferico del sangue individua questi eritroblasti a corolla. Bene. La forma acuta di eritroblastopenia si risolve eliminando appunto la causa. La cronica, nella maggior parte dei casi, invece, richiede una terapia immunosoppressiva che può essere continuata anche come terapia di mantenimento. In rari casi si può avere un'aplasia midollare globale, quindi si può andare incontro a una patologia di Fanconi. Invece di avere un'aplasia isolata degli eritroblasti, si estende. I pazienti refrattari alla terapia possono avere effetti collaterali da terapie trasfusionali per il tempo, no? Le reazioni trasfusionali, l'emosiderosi, quindi devi fare la ferrochelazione, l'epatite, che è un rischio comunque molto basso dati i controlli. Per quella che è la terapia, allora, per la terapia della forma acuta elimini l'agente eziologico tra i tanti che vi ho citato. Per la forma cronica invece vi ho detto immunosoppressione, quindi corticosteroidi. Alla sospensione però del trattamento dura almeno 4 settimane, c'è una ripresa della malattia. Quindi si può andare incontro a una terapia sostitutiva perché i corticosteroidi, come ben sapete, fanno male alla lunga. Quindi con ciclosporina, anch'essa però va somministrata per alcuni, per alcuni mesi, sospesa con terapia di washout. Nei casi refrattari si può dare una globulina antilinfocitaria, farmaci citotossici immunosoppressori come azatioprina, ciclofosfamide, immunoglobulina ad alte dosi, splenectomia, recentemente si utilizza il rituximab, in qualche maniera hanno dato una risposta migliore.
Per l'anemia invece da insufficienza renale, allora, sempre nel gruppo delle anemie, appunto, primo gruppo può essere insufficienza renale acuta o cronica, fattore eziologico di tre o cofattori, il fattore principale è l'eritropoietina che manca. I cofattori sono la ridotta sopravvivenza degli eritrociti in circolo, e quindi già qui parliamo di un'anemia di quarto tipo, quindi questo è un borderline tra primo tipo e quarto tipo. Poi perdita emorragica cronica del tubo digerente, quindi parliamo già di un'anemia emolitica post-emorragica, che anche questa è di quarto gruppo. Inibizione diretta dell'attività eritropoietica midollare da parte di alcune tossine, la cui concentrazione aumenta in caso di uremia. Quindi questa qui è una forma compresa tra le anemie di primo gruppo e le anemie di quarto gruppo. Ok? Da quando è stato poi possibile identificare quella che è l'eritropoietina ricombinata umana, RH-EPO, quindi Related Hormone Erythropoiety, insomma, si è riuscita a migliorare parecchio. La clinica sono i sintomi propri dell'uremia e dell'anemia. Questi ultimi sono più o meno severi a seconda del livello emoglobinico. A livello laboratoristico, la è normocitica l'anemia, la severità proporzionale poi al deficit che noi abbiamo del filtrato glomerulare, il numero di reticolociti è ridotto, possiamo avere delle anomalie morfologiche nel sangue periferico degli eritrociti, quindi echinocitosi, acantocitosi, schistocitosi. Poi l'aspirato midollare non mostra di solito alterazioni tranne la riduzione più o meno accentuata dell'eritropoiesi. La biopsia osteomidollare può evidenziare una fibrosi midollare, quindi un'osteite fibrosa da iperparatiroidismo, per esempio, secondario, che per esempio noi perché questo, ragazzi? Perché nel corso dell'insufficienza renale noi possiamo avere dei fenomeni anomali di mancanza di vitamina D. La mancanza della vitamina D, determina a sua volta una risposta costitutiva di paratormone. Quindi qui avremo una forma di iperparatiroidismo non secondario ma terziario, si stanno sbagliando, l'ho studiato a endocrinologia. Un esame del quinto anno mi permette di capire un esame del terzo, quindi per dimostrarvi che a medicina se non colleghi tutto non capirai tutto appieno, quindi la fibrosi midollare della biopsia osteomidollare può in qualche maniera contribuire all'anemia. I dati di laboratorio manifestano, a parte l'eritropoietina insufficiente, poi possiamo avere una carenza marziale con ipossideremia, ipoferritinemia per il sanguinamento cronico, la terapia dialitica, un deficit di fosfati e poi altre problematiche multifattoriali, dietetiche, farmacologiche. Qualora l'insorgenza sia acuta, ci possono essere segni di emolisi, quindi la reticolocitosi, la crisi reticolocitaria compensatoria, l'iperbilirubinemia indiretta da emolisi intravascolare, l'aumento per necrosi del lattato deidrogenasi e la riduzione dell'aptoglobina sierica, che appunto viene liberata in circolo e persa dall'emolisi. Possiamo avere un fenomeno anche di piastrinopenia associato a un quadro di insufficienza renale che fa pensare a una sindrome uremico-emolitica. Questa sindrome è una sindrome particolare che io capirò appieno quando farò nefrologia. Adesso, quindi qui a livello di laboratorio parecchio complessa questa anemia normocromica che dipende dal filtrato glomerulare e la severità, reticolociti ridotti, anomalie morfologiche eritrocitarie, schistociti, acantociti, echinociti, aspirato midollare che non mostra niente di particolare tranne una più o meno accentuata riduzione dell'eritropoiesi, biopsia osteomidollare per fibrosi midollare da iperparatiroidismo secondario barra terziario. Ok, poi dati di laboratorio abbiamo una eritropoietina relativamente bassa, eventualmente ipossideremia, ipoferritinemia, quindi carenza marziale. Per il sanguinamento, perché qui è multifattoriale il deficit cronico gastrointestinale, anche per la terapia dialitica abbiamo un deficit di fosfati. Ok, e poi i segni di emolisi che noi abbiamo, quindi reticolocitosi, iperbilirubinemia indiretta, aumento della lattato deidrogenasi e poi aptoglobina sierica. Vado un attimo a cercare, non me la ricordo l'aptoglobina. Perdonate.
Quindi la diagnosi probabilmente è questa. Adesso. Ha lattoglobina lega l'emoglobina libera nel sangue formando un complesso che viene rapidamente rimosso dal circolo. Quindi, siccome c'è tanta emoglobina che allora lattoglobina è bassa, perché? Ora ve lo spiego. Lattoglobina lega l'emoglobina del sangue, quella libera, e la elimina a livello epatico. Ok? Il fatto dell'emolisi, noi avremo tanta emoglobina, il che implica che tanto apto globina verrà eliminata. Okay. La terapia d'elezione è quella appunto nella cura dell'insufficienza renale, delle condizioni poi secondarie che l'hanno scatenata, e la terapia eritropoietinica ricombinante. Il trattamento è indicato con un livello di emoglobina che scende al di sotto degli 11, quindi una forma già moderata. Mentre nei pazienti sottoposti a emodialisi in ospedale, la forma ricombinata è somministrata endovena. In tutti gli altri è preferibile utilizzare la forma sottocutanea, in quanto l'emivita del farmaco somministrato sottocutaneo è più lunga. L'obiettivo è raggiungere un'emoglobina di 10-11. E sì, perché normalmente stiamo lì. Sotto 8 è grave, 8-10 moderata, tra 10 e 12, insomma, lieve. E un ematocrito di 30-33%. Con valori più elevati, infatti, gli effetti collaterali del trattamento, quindi l'ipertensione arteriosa, gli eventi trombotici, sono più frequenti. Nei pazienti ipertesi infatti si danno dosi inferiori, in modo appunto da determinare un incremento più lento dell'ematocrito. Dopo che l'anemia è stata corretta, la dose viene gradualmente ridotta fino a una dose minima efficace di mantenimento. Quindi l'obiettivo terapeutico sono gli 11 grammi su decilitro e i 30-33 insomma, percentuali di ematocrito. L'ipertensione viene da un aumento dell'ematocrito. Ok, gli eventi trombotici della vascola, cioè specie gli ascessi vascolari per la viscosità. Ok. Quando la terapia è efficace, si osserva da prima un incremento dell'eritropoiesi midollare e dal numero di reticolociti, e poi l'aumento dell'emoglobina. Una mancata risposta implica il fatto che magari ci sia un deficit grave di carenza marziale, quindi ipoferritinemia, ipossidiarimia, intossicazione da alluminio, che va in qualche maniera a bloccare l'utilizzo del ferro da parte dell'eritrone, qualsiasi altra condizione flogistica che può in qualche maniera inibire l'eritropoiesi, perché sapete che l'interleuchina 1 e il tumore necrosi sfaccio alfa la inibiscono. Fibrosi midollari per una condizione di iperparatiroidismo che va curato come? Andando a dare o il cinacalcet o andando direttamente a fare l'iperparatiroidectomia, cioè la paratiroidectomia. Dall'insorgenza poi di un'eritroblastopenia selettiva dovuta alla formazione di anticorpi anti-eritropoietina, quindi per l'eccesso di, magari, non l'eccesso, forse è proprio la causa che l'ha ridotta l'eritropoietina, in quel caso bisogna intervenire. In particolare in corsi di terapia ricombinante con eritropoietina bisogna verificare la carenza marziale, documentata con ipoferritinemia, causata dal consumo marziale determinato dall'espansione dell'eritropoiesi, sia dalla siderocarenza, anch'essa determinata dall'aumento dell'ematocrito. E in questi casi, per l'aumento dell'ematocrito, si deve dare il ferro a questi pazienti. Quindi con questo si chiude questa lezione. Spero di essere stato chiaro. Ci vediamo per la prossima video lezione.